mare nata. Aveva dentro lo stomaco una trentina di sacchetti. Che la balena deve aver sofferto molto prima di morire. Kurawi era un'oasi creata per preservare la natura e la biodiversità. Ora è l'esempio perfetto della nostra contraddizione. Un luogo sofferente e indifeso, colpito dall'invasione silenziosa del suo peggior nemico. La plastica. L'attacco a Kurawi e agli oceani asiatici parte da Cina, Filippine, Thailandia, Indonesia e Vietnam. 2 miliardi di persone producono, consumano e riversano in mare, soprattutto attraverso i fiumi, 6 milioni di tonnellate di plastica ogni anno. Solo loro sono responsabili del 60% dell'inquinamento degli oceani. Se questa parte del mondo non ha un grande rispetto per l'ambiente, noi occidentali non siamo da meno. Utilizziamo ognuno 100 kg di plastica all'anno. Di questi, solo il 40% finisce in discarica. E il resto, praticamente ovunque. Mettendo insieme tutti gli abitanti di questo pianeta, arriviamo al triste primato di riversare in mare 10 milioni di tonnellate di materie plastiche ogni anno. Una lunga fila di 1.440 camion al giorno che scaricano in mare solo veleno anno dopo anno. Entro il 2030 saranno 3.000. Qualsiasi gesto quotidiano come bere, mangiare o lavarsi produce un rifiuto. Sembra normale, ma non lo è. Siamo tutti complici. Dovremmo essere imputati nel più grande processo per disastro ambientale della storia. E noi? Semplicemente continuiamo a fingere che il problema non ci riguardi. Al villaggio di pescatori di Langawi, i bambini camminano e giocano su un tappeto di plastica. I prodotti sono gli stessi di 1.000 altre comunità più ricche o più povere. Il riciclo non esiste, né tantomeno la possibilità di farlo. La plastica qui non è un rifiuto, ma parte dell'ambiente. Chiamiamola immondizia a chilometri zero. Dalla palafitta alla laguna, poi con la marea fino all'oceano, dove i rifiuti si mescolano definitivamente con la natura. Non riusciamo a capire che una semplice azione apparentemente innocua, come bere da una bottiglia di plastica, ripetuta da 7 miliardi di persone, diventa un grosso problema per l'ambiente, visto che solo il 9% di queste viene riciclato. 3 sorsi e una bottiglietta in più da smaltire. Un concentrato di stupidità umana. Sulla Terra siamo sempre di più e sempre più gente vuole uno standard di vita di un certo tipo e purtroppo non sempre c'è attenzione a questi temi, anzi. Se poi i paesi sviluppati, diciamo, leader come per esempio gli Stati Uniti non dimostrano una sensibilità importante come dovrebbero, quegli altri si lasciano proprio andare, no? Il Pacifico è diventato un mare veramente difficile da navigare, cioè proprio per la quantità di oggetti galleggianti che ci sono. Microplastiche che hanno formato un'isola nell'Oceano Pacifico più grande del Texas. I 5 vortici di corrente subtropicali stanno ammassando frammenti in tutti gli oceani, fino al tratto estremo del mare Artico. Più di 2 milioni di specie marine sono a rischio estinzione semplicemente per colpa nostra. Per un modello di sviluppo che forse non può chiamarsi tale.
La differenza è quella tra un gabbiano che vola nel cielo e uno morto soffocato da uno spuntino a base di plastica. Un foglio di plastica, il sacchetto, eccetera, viene ingerito molto spesso dagli animali e poi si va a bloccare nell'esofago, poi chiaramente l'animale muore. E poi la plastica col tempo nel mare diventa più fragile e si fraziona in microplastiche, le quali a quel punto diventano sempre più piccole e sempre più facilmente entrano negli organismi. Un nemico invisibile. Le nanofibre di plastica contaminano il mare, il pesce che mangiamo e l'acqua che esce dai rubinetti di tutto il mondo. Ormai sono all'interno del nostro organismo. La plastica serve, non possiamo farne a meno. Il problema è che in solo 70 anni di produzione intensiva e globale abbiamo devastato l'ambiente e ora rischiamo di devastare il nostro corpo. A Dakar non si può più chiamare spiaggia una distesa infinita di rifiuti. Dopo di noi è il nostro inquinamento che sta colonizzando l'Africa. Insomma, la plastica ce n'è sempre di più, è una cosa che negli ultimi 10 anni sicuramente è peggiorata più che visibilmente. Qua è una roba bestiale, ma qui è anche una grande metropoli molto povera in cui la gente si concentra. Il danno grosso è quello che non si vede, un po' come le polveri sottili dell'atmosfera, questa plastica stando lì si spezza in micro pezzettini e quelli lì praticamente se li respirano a chiunque vive nell'acqua, si depositano sul fondale, cioè su quella roba lì non credo, cioè bisognerebbe filtrare il mare, non si può fare più niente, bisogna essere veloci, cioè bisogna chiuderlo sto problema qua. Tra la Corsica e la Toscana è stata rilevata la più alta concentrazione di microplastiche al mondo, 10 kg per chilometro quadrato. Definita dagli scienziati Mediterranean Plastic Soup, noi questa zuppa la portiamo in tavola ogni giorno. Abbiamo prodotto più plastica negli ultimi 10 anni che nei 100 precedenti. Ricordiamoci che una bottiglia impiegherà 500 anni per degradarsi, la lenza da pesca addirittura 600. Siamo prigionieri di un modello di sviluppo in cui l'uomo, che è al centro di tutto, può fare qualsiasi cosa. Dobbiamo cambiare rotta immediatamente perché stiamo per arrivare al punto di non ritorno. Se pensiamo che non sia colpa nostra, di non essere responsabili di questo disastro, ci stiamo sbagliando. Dal mare dipende la vita. Anche la nostra. Il riciclo non basta. Siamo drogati dai prodotti monouso e non riusciamo più a farne a meno. Cerchiamo di nasconderla, ma da quando è stata inventata non siamo riusciti a farla sparire. La plastica è tutta qua, sparsa per il mondo. Il surriscaldamento globale aumenta e i mari sono invasi dai nostri rifiuti. La Terra ha tutti i sintomi di una grave malattia. Dobbiamo prendercene cura e proteggere i nostri oceani. Pensaci e usala al meglio per avere il coraggio un domani di guardare tuo figlio negli occhi.